Ciao ragazze e ciao ragazzi, stasera video prodotti acquisti. Ho diverse cose da mostrarvi perché è parecchio che non faccio un video del genere. Ho la scrivania piena di roba, non so da dove iniziare. Inizierei da questo perché è un po' particolare. È stato preso in un negozietto, questo è un regalo, in un negozietto a Salerno che si chiama Luna, non so se si riesce a vedere. È un negozietto che fa tutte cose fatte a mano, anche il sacchetto è un sacchetto di stoffa lavorato, fatto a mano. Un regalo che mi hanno fatto i miei suoceri, metà agosto più o meno. È incartato, ora lo scarto. Allora, sono due regalini in verità. La prima è una tazzina da caffè. Dipinta a mano, c'è il mio nome e in rosa ovviamente è troppo carina. L'altra invece è una tazza, diciamo, da tè, tisane, sempre col mio nome, col delfinino, di qua c'è il delfinino, sempre in rosa per fare colazione, non lo so. L'hanno presa uguale anche al mio fidanzato, quindi ho deciso di tenerli da parte e ce li portiamo in futuro, in prossimo futuro che andremo a vivere insieme, se non le rompo ora. Poi una busta un po' così anonima, mia zia mi ha preso un po' di, mi ha dato un po' di ciondoli per, cioè bijou, un po' di bijou. Allora mi ha preso un braccialino in oddio, come si dice? Madreperla dovrebbe essere. Molto estivo, anche se fra un po' finisce il periodo, però è carina. Mi piacciono, queste cose piacciono anche in inverno. Poi, tre braccialini di questo color Tiffany. Uno è a perla, le altre due sono delle rose. Ora sono tutti uniti, ma si possono portare anche separatamente. Sono molto carini. Poi, una collana di queste lunghe con le pietre che va annodata con il fiocco in marrone e beige, e un'altra simile in viola. Sì, ci sono delle parti un po' leopardate, carini. Sai che però andranno a finire per l'estate prossima. Una terza collana. A capire come si mette, mi sa che ci vorrebbe Einstein in viola. Questa si può portare secondo me anche in inverno. È carina. Sono cose molto simpatiche così da mettere giornalmente. Io un attimo, scusate il casino. Ok. Poi vado avanti a buste. Un'altra busta e dentro c'è il mio ordine che ho fatto da Hydrochic. Ordinato questo che è il, oddio, dove sta in italiano perché perdo sempre, eccolo qua, base unghie rinforzante, la confezione è da 10 ml, l'ho preso in offerta e l'ho pagato 5,95 euro. Come campioncini mia cognata mi ha dato un super campioncione, dovrebbe essere da 100 ml, sì, di cosa sei? Gel doccia profumo di lilla, sempre comodi, e una provina di due dosi della linea Pure System, una maschera all'argilla purificante. Da dovrei iniziare a fare veramente una maschera, ho la pelle disastrata in questo periodo. Poi passiamo Idea Bellezza, ci sono andata due volte. In un'occasione ho comprato della Sinful Colors il top coat brillante e l'ho pagato, mi pare che era in offerta a 2,90. No, gli altri colori erano in offerta, questo no. Invece stamattina ho preso, che sta finendo, scusatemi perché i capelli fa abbastanza caldo, della Debby Lye Primer e l'ho pagato 3,90. Mi piace anche la
l'offerta della bellezza, se si compravano due prodotti della Debbie, c'era il regalo un eyeliner, tanto che non avevo esigenze, quindi non ho preso nulla. Poi sono passata da Lush, non trovo l'altro sacchetto perché ho avuto anche un campioncino, e ho comprato, oddio, eccolo qua, il oddio, come ti chiami? Questo è l'ombretto, quelli di Lush. Io l'ho comprato, l'ho provato in questo bellissimo colore arancione zucca, l'ho pagato 17,95 euro, una botta tra capo e collo, ma l'ho comprato non per usarlo come ombretto liquido, quanto per usarlo come eyeliner arancione. Sono anni che cercavo un eyeliner arancione, ho letto le recensioni e ho letto che si poteva anche utilizzare così, allora l'ho comprato. Ci ho speso un pochettino, però ho avuto come, mamma come profuma, della collezione limitata di quest'estate, Wonder Woo, cosa sei? Dovrebbe essere una ballistica, sì, mamma come profuma, quindi questo da Lush. Poi mi sto perdendo, poi questo è un regalo da parte di mia sorella che è andata a Genova, anzi no, facciamolo dopo, vabbè, sì. E mi ha preso un bracciolino fatto di perline che richiama un pochettino la forma di un corallo marino. L'ha preso all'acquario di Genova, è troppo bellino. Vedendo questo qua l'ho già usato una volta. Poi sempre mia sorella è stata in Turchia come tutti gli anni e mi ha portato questa confezione. Dentro c'è un braccialetto con dei charms, poi c'è un sapone all'olio d'oliva, una pietra pomice e un guantino per fare lo scrub. Mia sorella sa che mi piacciono queste cosine e spesso e volentieri quando li trova me li prende. Poi mi sono fregata da mia sorella questa coppa di orecchini che comprai l'anno scorso per lei a Praga. Non le sono piaciute, quindi me lo sono fregato io perché a me piacciono. Se a te non piacciono me le prendo io. Poi in un paesino della Calabria che non mi ricordo come si chiama, vicino Praia Mare, oddio come si chiama, ve lo scrivo qua perché non mi ricordo, San Nicola Arcella può essere, o sbaglio la seconda parte, sì, San Nicola ci sta, il secondo pezzo del nome non me lo riesco a ricordare, chiedo scusa se qualcuno di questo bel paese non mi sta guardando, ma ho una memoria di cacca, scusate anche il termine, quindi non mi ricordo. E da un indiano, credo, ho preso questo braccialino tutto lavorato a smart latte. Ne avevo preso due simili, una mia e una mia sorella. A lei ho fatto scegliere quale più le piaceva, io mi sono tenuta l'altro perché mi piacevano tutte e due, quindi manco io sapevo scegliere. Poi ancora, oddio, sta cadendo tutto, un altro sacchetto con un bijou, non mi uscivo il termine, è una collana, questa me l'ha data mia zia, in argento con delle pietruzze gialle, anche se estiva, però a me queste cose piacciono anche in inverno, quindi lo metterò molto volentieri. Poi sempre mia zia della Swarovski mi ha preso un tattoo, questo con gli Swarovski, non so quando lo utilizzerò, però sono carini assai. Ma se un giorno lo utilizzerò, magari non so, vi faccio vedere l'applicazione o magari l'effetto finale. È carino, mi piacciono. Ovviamente l'avevo usato una volta, avevo usato uno comprato dai cinesi, però reggeva, un bel po' di anni fa mi reggeva, l'effetto non era male, però questo sono Swarovski, quindi meglio ancora. Poi mamma mi ha preso della tradizione erboristica un intimo con oli essenziali di lavanda,
senza sodium laurent solfate, non so, profumi sintetici, coloranti, conservanti, testato per il contenuto di nickel, cromo e cobalto. Stop ai test sugli animali. È una bella scatafascia, visto che vado in palestra e questi scatafasci, io quando faccio la doccia lavo a parte le zone intime, perché ovviamente c'è un pH differente, c'è bisogno di un detergente differente nelle parti intime. Quindi sto scatafascio in palestra non me lo riesco a portare, perché pesa la borsa, eccetera, quindi lo travaserò dentro un contenitore un po' più piccolo. Quindi me la potrò portare, lascerò questa qua grande in bagno e l'altra, quella piccolina, attraverserò di volta in volta, me la porto in palestra. Poi sono andata da H&M e ho comprato il loro smalto trasparente a 3,99 euro. Volevo comprarmi anche delle magliette, però del colore che mi piaceva non c'era la mia taglia, quindi amen. Poi della Roche mamma mi ha comprato una mousse, questa mousse detergente in italiano, mousse detergente energizzante, che inizierò a usare a breve. E anche mamma mi ha preso questo spray della Pantene, spray, gel spray volumizzante per capelli fini. Vabbè, si è sui capelli per dare un po' di volume. Ok, la carrellata di prodotti regalati e acquistati dell'ultimo periodo è finita. Ci vediamo nel prossimo video. Io vi mando un bacio grosso, grosso, grosso. E anche se lo dico alla fine, vi chiedo scusa per questo schifo che si vede qua. Ma mi è uscito un herpes e ho preferito non coprirlo perché ancora c'erano come si chiamano? Le bollicine. Io lo copro quando si inizia a fare secco, però con le bollicine preferisco non coprirlo per farlo respirare e farlo guarire prima, anche se ora che scendo mi metto il patch. Comunque vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!